Il copione a tinte giallo-blu sembra conoscere un solo canovaccio, possesso palla, predominio del match, occasioni fallite, l'ormai classico errore difensivo a limitare la classifica del Trivento. Anche il segno in schedina è quello solito, la ex uscita contro la Jesina è la 13ª in 23 gare. La squadra di Favo spinge subito con convinzione, ma non è semplice trovare varchi contro un avversario tatticamente accorto che gioca a 5 dietro e che non ha il dovuto spirito di iniziativa per l'assenza di un contropiedista come Negro e per la scarsa vena del regista Sebastianelli. Dopo 5 minuti Lombardi prova la percussione personale, ma Callima ci si rifugia in angolo, mentre subito dopo l'esterno appoggia Dottonello, la cui conclusione non è delle migliori. La Jesina risponde con Cuttone dal limite, anche se gli esiti non sono quelli sperati, ma nel Trivento Fusaro prova a creare superiorità numerica a sinistra, pallone in mezzo, difesa ferma, velo di Acquaro che forse tocca e azione che sfuma. Ottonello nella zona nevralgica detta ai ritmi e qui riceve da Lombardi ma non inquadra il bersaglio. La Jesina è sempre lontana dalla porta e Cuttone non impensierisce più di tanto Mariosi. La chiusura di frazione vede invece Ottonello invitare Lombardi alla marcatura, ma Callimaci non si fa ingannare e chiude lo specchio. La Jesina non si scompone, attende il momento giusto e passa al terzo della ripresa. Il Trivento va in tilt dietro, Mariosi intercetta la prima conclusione di Gabrielloni ma non quella di Invernizzi, che sblocca così il risultato giustificando la condotta attendistica dei suoi. La strategia non viene però portata a termine dallo stesso Invernizzi, che 2 minuti dopo fallisce il colpo del KO sul suggerimento in profondità di Gabrielloni. Un'azione nel DNA dei biancorossi, simile al raddoppio siglato a Boiano 3 giorni prima. La marcatura del Trivento, che pone fine a qualche minuto di imbarazzo, sarà anche fortuita ma è meritata. Ci pensa Pistilli con un colpo dalla destra a beffare un Callimaci tutt'altro che irreprensibile. 1-1, gara riaperta e pallino di nuovo nelle mani del Trivento, anche se ci sono prima 2 spunti ospiti, entrambi con Cuttone che prima calcia debole da posizione invitante, poi entra nella sintesi perché Mariosi si complica un po' la vita. Il finale è un monologo del Trivento, Favo getta dentro anche Iaboni e Voria con quest'ultimo che si posiziona centravanti in assenza di alternative. Una discesa di Guglielmi si trasforma solo in un angolo, mentre all'83esimo la buona sorte non assiste l'attaccante di Mirabello Sannitico. La stoccata evidenzia i limiti di Callimaci, graziato però dal palo quando il pallone scivola dalle mani del portiere. L'intensità dell'assedio cresce col trascorrere dei minuti. Iaboni non riesce a tenere basso un pallone al volo dal limite 30 secondi dopo ed è invece Acquaro ad allargare un po' troppo la traiettoria. All'88esimo è Pistilli a pescare Voria dalla destra, ma il difensore schierato davanti non dosa bene la torsione, mentre proprio allo scadere l'ex Benevento ci riprova con questo pallone smorzato in mischia. Per il Trivento non c'è però nemmeno il tempo di rifiatare. Il campionato riserva 2 derby in trasferta con Boiano e Agnone, intervallati dalla trasferta di Sant'Arcangelo in Coppa Italia. Il tour de force continua, la squadra cresce ma resta sempre ancorata in acque poco nobili della graduatoria.